Buonasera, benvenuti al nuovo incontro di book sharing di Hubs in Italia. Questa sera volevo andare avanti con la letteratura di guerra, che tratta di guerra del Novecento. La scorsa volta abbiamo parlato di Prima Guerra Mondiale attraverso il Remarque e Roth. Stasera parleremo di Seconda Guerra Mondiale attraverso il ricordo di Giorgio Bassani con il Giardino dei Finzi Contini. Giorgio Bassani è stato un giornalista, prima ancora ha fatto parte della Resistenza, e l'aver fatto parte della Resistenza lo ha salvato da una deportazione quasi certa, dato che era di religione ebraica. Il Giardino dei Finzi Contini è un ricordo, in sostanza, di un particolare periodo della sua vita, di lui ragazzo molto giovane che frequentava in una città della provincia italiana questa famiglia Finzi Contini, che era una famiglia molto nota nella Ferrara dell'epoca. La storia è ambientata a Ferrara, per l'appunto, molto nota nella Ferrara dell'epoca, una famiglia benestante, molto ben voluta. Che la famiglia è molto ben voluta, ce lo dice lo stesso Bassani, quando il figlio maggiore della famiglia, per una malattia, per un male incurabile, ha bisogno di ossigeno, e in tutta la città, un po' ovunque, si mobilitano per cercargli dell'ossigeno, che poi purtroppo gli servirà a poco perché morirà alla fine degli anni 30. E ci dice Bassani proprio nell'introduzione che sarà l'ultimo dei Finzi Contini ad essere sepolto nella tomba di famiglia. Il nonno, diciamo così, il patriarca della famiglia, aveva fatto costruire questo mausoleo imponente, definito da tutti molto brutti, e l'ultimo a potervi accedere sarà appunto questo ragazzo alla fine degli anni 30, perché il resto della famiglia, la madre, il padre, gli altri due figli e l'anziana nonna giacciono da qualche parte dispersi in un campo di sterminio dove sono stati deportati negli anni 40. Bassani decide di raccontare questa storia, lo racconta sempre nell'introduzione, dopo una visita alla necropoli etrusca di Cerveteri, e sarà proprio un pensiero di una bambina che fa parte del gruppo con cui è, che gli farà venire in mente, gli farà scattare un qualche cosa per cui lui deciderà di portare avanti questo progetto. Ovvero, mentre spiegano alla bambina che ha 8-9 anni che cos'è una necropoli e perché la si va a visitare non provando la stessa tristezza che proviamo dentro un cimitero, perché, le dice il padre, alla fine stiamo parlando di persone morte tante ma tanti secoli fa, migliaia di anni fa, che neanche ci sembra che siano effettivamente vissuti, e quindi la loro morte ci fa meno male. La bambina invece, a un certo punto, dopo averci un po' ragionato, dice che lei invece vuole bene a questi etruschi, anche se sono morti tanto di quel tempo fa che non li ha mai potuti conoscere. E questo fa scatenare un qualcosa in Bassani, e quindi decide di mettere nero su bianco il racconto di una vita spensierata prima della guerra, prima delle leggi razziali, e di come e poi è cambiato tutto all'improvviso anche nella mentalità della gente, gente che fino al giorno prima ti salutava e ti era grande amico, e che a un certo punto ti odiava. E perché ti odiava? Perché qualcuno gli aveva detto che la tua religione era sbagliata e quindi eri sbagliato te. Convinzione, paura, o tutte e due, l'uno o l'altro, non si sa, fatto sta che comunque è successo. Il secondo romanzo, che poi in realtà non è un romanzo ma è un saggio del quale voglio parlarvi, è La banalità del male di Hannah Arendt. È un saggio, ve lo dico, complicato. Io ho impiegato, l'ho letto per la prima volta lo scorso anno, e ho impiegato veramente tanto tempo per leggerlo, un po' perché andavo lenta io nella lettura, un po' perché volevo ragionare su ogni singola parola, perché comunque è un saggio
che dà molto da pensare. Hannah Arendt è stata una sociologa tedesca scappata durante il nazismo negli Stati Uniti a causa della sua religione, era di religione ebraica, ha riparato in Germania dove ha continuato una sua fiorente attività, ovviamente di propaganda antinazista. Venne inviata dal giornale per il quale scriveva a seguire il processo ad Eichmann in Israele. Eichmann è stato un leader del partito nazista che venne catturato e processato molto dopo il processo di Norimberga. Siamo negli anni 60. Siamo negli anni 60, vi era appena stato un secondo processo in Germania portato avanti da un giovanissimo procuratore. Se vi capita, c'è un film che ne parla, che si intitola Il labirinto del silenzio, in cui a un certo punto la Germania aveva cercato di dimenticare un po' quello che era successo e un giovanissimo procuratore scopre che i guardiani di Auschwitz, un guardiano in particolare di Auschwitz, lavorava in una scuola elementare. Quindi si riaprono ferite mai del tutto rimarginate, ancora oggi mai del tutto rimarginate in Germania, si riapre un procedimento, si riscoprono cose che ormai non si volevano più riscoprire, ma l'obiettivo finale di questo giovane procuratore era proprio questo Eichmann, che viene però catturato prima dalla polizia segreta israeliana, portato in Israele e processato lì. I capi di accusa sono stati un po' complicati da trovare e ci sono state anche delle polemiche perché si processava una persona per fatti commessi in un determinato periodo con delle leggi successive. Ora non so quanti di voi hanno un po' di nozioni di diritto penale, in generale nessuno di noi può essere giudicato e condannato per un reato che al momento in cui viene commesso non è considerato reato dalla legge. Quindi ci sono state una serie di difficoltà da quel punto di vista. Hannah Arendt viene inviata per fare un resoconto, una cronaca per il suo giornale. All'inizio non voleva andare, forse non per paura, ma perché non voleva di nuovo rivangare, ripensare a quanto era successo. Alla fine si lascia convincere, parte e lo dice in questo saggio, ce lo dice, che a un certo punto lei entra in un bar e viene avvicinata da delle persone che hanno qui sul polso il marchio infamante del campo di concentramento, i timbri, i marchi che mettevano per marchiare i prigionieri, che le dicono che loro, finita la guerra, liberati, sono scappati in Israele perché gli era stato promesso qualche cosa, ma che poi hanno sempre avuto un po' di timore, un po' di paura a raccontare quanto avevano subito. Spesso venivano un po' allontanati perché considerati leggermente diversi, ma non perché erano diversi per colpe loro particolari, ma perché non si voleva più ricordare, non si voleva, si diceva è passato, ormai è finito, andiamo avanti. Io credo che una persona che abbia passato quello che hanno passato certi prigionieri non potrà mai andare troppo avanti o comunque dimenticare. E queste persone la fermarono in questo bar per ringraziarla del lavoro che stava facendo, perché grazie anche alle sue cronache, loro finalmente, quindi queste cronache che venivano lette un po' ovunque, loro finalmente potevano alzare un pochino la testa e dire: sì, noi c'eravamo, noi lo sappiamo di che cosa stiamo parlando, perché noi l'abbiamo vissuto sulla nostra stessa pelle. E non venivano più, diciamo, guardati con disgusto dagli altri.
La sua raccolta poi di articoli che venne pubblicata in questo saggio fu molto discussa. Venne quasi accusata di difendere i suoi stessi carnefici. Perché? Perché lei alla fine dice che Eichmann non è. Allora, Eichmann viene descritto in una maniera tale che non si capisce se è un genio assoluto del male o un completo cretino. Perché fa una serie di cose in una maniera tale per cui o sei un genio o sei un cretino, non c'è una via di mezzo. Arendt cosa dice? Dice che lui non è neanche una persona stupida, è diverso, è una persona senza idee proprie, vuole solo fare carriera e non gli interessa quello che sta facendo. Lo faceva per il nazismo, lo faceva per un altro regime, per lui era la stessa identica cosa. Lui non si è reso conto, ma non perché non si rendeva conto che stava mandando a morire della gente, lo sapeva che mandava a morire della gente, ma non gli importava perché erano solo dei numeri, perché lui voleva solo fare carriera con le idee degli altri. È per questo che il male è banale, secondo l'Arendt, perché dietro a questo male perpetrato da personaggi come Eichmann non c'è niente, non c'è veramente niente. E secondo me leggere oggi questo saggio con queste interpretazioni che noi conosciamo è molto importante. Se proprio ragioniamo sulla società moderna, non solo quella italiana, ma un po' in tutto il mondo, sul fatto che sempre più spesso negli ultimi 20, 30 anni, anche 40 anni, tutti quanti noi siamo sempre più poveri di idee, tanto che diamo adito alle idee più disparate sul mondo. Pensiamo a chi pensa, non lo so, che la terra è piatta o qualsiasi altra cosa. Siamo sempre più impoveriti di idee proprie. Concludo consigliandovi un film e non un libro che si intitola Vincitori e Vinti. È del 1961 con Spencer Tracy, con tanti attori famosi, qualcuno già più noto, qualcuno che è diventato più noto in seguito. Che racconta proprio del processo di Norimberga. Non è niente di spaventoso, non viene fatto vedere nulla che può far paura, assolutamente. È una visione consigliatissima, tanto a un adulto che ha un bambino, se ben indirizzato, gli viene spiegato bene, è in grado di comprendere senza problemi, non avrà sicuramente degli incubi perché non viene fatto vedere nessun cadavere, non viene fatto vedere niente. È un libro molto, scusate, è un film molto di ragionamento in cui si parla appunto del processo di Norimberga. Spencer Tracy è uno dei giudici inviati dagli Stati Uniti quando si è formato a questo processo, quando si è formata la corte di vari giudici delle nazioni vincitrici che hanno giudicato i colpevoli dello sterminio, delle leggi di Norimberga, per l'appunto. È una visione che io sinceramente consiglio a chiunque. Come quando sarà possibile viaggiare in tutta sicurezza, se già non avete ricominciato a viaggiare, consiglio di andare a Norimberga a visitare l'aula di tribunale dove si è svolto questo processo. Si trova all'interno del tribunale di Norimberga, abbastanza in centro, ecco, per 5 euro si può visitare, se non c'è in corso un processo in quel momento, si può visitare l'aula e un piccolo museo al piano di sopra in cui si racconta brevemente per immagini un po' tutta la storia dietro a questo processo. Ecco, io mi sento, dopo aver parlato di questi due romanzi, soprattutto del saggio dell'Arendt, di consigliarvi tanto la visione di un film leggero ma che comunque dà da pensare, quanto prima o poi di andare a visitare quest'aula di tribunale informandosi un pochino, perché nel mio percorso di vita ho
mi è capitato di conoscere persone anche molto più adulte rispetto a me, gente che non ha vissuto la guerra ma che è nata negli anni successivi alla guerra e cui i genitori comunque l'hanno vissuta stando qui in Italia, hanno visto i bombardamenti comunque, gli sono piombate le bombe in testa, non erano neanche a conoscenza di questo processo. Ecco, allora Norimberga ha sancito dei principi fondamentali per tutti quanti, sui diritti dell'uomo e sulla responsabilità dei carnefici, diciamo così. Soprattutto Norimberga è stato il primo vero tribunale speciale, che è quello che ha aperto le porte a tutti i tribunali speciali per le guerre, pensiamo alla ex Jugoslavia, a Ruanda, tutti i tribunali speciali che sono potuti nascere e che hanno avuto un valore, il cui valore è stato riconosciuto proprio per quello che è stato affermato a Norimberga in quegli anni. Quindi non conoscere dell'esistenza del processo di Norimberga, di che cosa ha stabilito, quando è accaduto e perché è accaduto, vuol dire non conoscere una parte fondamentale della nostra storia, del perché noi siamo qui, del perché io sono qui che posso parlarvi di qualsiasi argomento che mi passi per la testa. Io spero che questa mia presentazione vi sia interessata e ci vediamo alla prossima. Buona serata!